ma poverino, ma lui è lì a aspettare la cosa importante con le Olimpiadi e tutti gli rompono le balle con i mini bot. Vabbè, quello è anche probabile che uno sbotti, no? Ah, sì, dai mini bot allo sbot. Esatto. Ho capito. Però dice che non sono verosimili. Però, ma cioè, guardi, se... no, è certo che sono verosimili, è certo che è una cosa che non è mai stata fatta, quello senza dubbio. Però se lo dice è perché magari lo pensa. Ma no, no. Così come settimana scorsa invece pensava che andavano bene, cioè questa è una cosa che abbiamo discusso tante volte. È una cosa molto coraggiosa e difficile da portare a casa, perché è evidente che abbiamo visto le reazioni di mezzo mondo, però si capisce anche le potenzialità dello strumento, insomma, sono cose del tutto inverosimili, nessuno gli starebbe dietro, no? Ma l'avete discusso anche con Giorgetti, sì? Ma certo. No, infatti mi colpiva questa dichiarazione, perché... Ma è normale, cioè tu sei lì a portare a casa una roba importante come le Olimpiadi, dove ci hai lavorato un sacco di tempo, e gli fanno 50 domande sui mini bot, cioè a un certo punto uno... Aspetta un attimo. No, ma anche perché Salvini ha sempre detto che è a favore, no? Certo, è evidente. Però dice anche c'è ancora chi crede a Borghi, cioè... Ma no, ma poi questi virgolettati qua, sono curioso di vedere cosa sono le cose. Nessun incidente, insomma, allora. Ma no, assolutamente no. Vi siete parlati? L'ha chiamato? Ma figurati, no. Se uno dovesse telefonarsi per ogni volta che vede un'agenzia, sai quante volte hanno scritto robe mie che non stavano in cielo né in terra? Va bene. No, sappiamo cosa sono le cose che dobbiamo fare, come, perché, se non stiamo dietro alle robe di giornata della stampa dell'agenzia. Buongiorno, allora così Borghi ha replicato a Radio Capital su quella che viene definita una battuta. Noi stessi ieri pomeriggio, quando è uscita l'agenzia con le parole di Giorgetti, abbiamo cercato e verificato, insomma, una reazione, e così ci è stato detto. È semplicemente, appunto, una battuta. Di fatto oggi tutti i giornali aprono, cercano di interpretare quella che, appunto, da fonti Lega sostengono essere una battuta. Anche Borghi, avete sentito, ha detto una battuta, uno è lì che si occupa delle Olimpiadi, di cose più importanti, i giornalisti gli fanno tante domande e Giorgetti avrebbe risposto così. Ma insomma, i mini bot ci sono, siamo tutti d'accordo, dice Borghi, sono uno strumento coraggioso e importante, e quindi, insomma, non è inverosimile, come l'ha definita Giorgetti nella sua, appunto, esternazione. Ricominciamo da qui questa mattina, perché sicuramente nel fine settimana gli argomenti sono stati questi, non solo i mini bot, ma che cosa accadrà in Europa con la procedura di infrazione, la manovra d'estate, no? Sabato pomeriggio Salvini ha anche detto questo: basta, l'Europa ci sta dissanguando, abbiamo dato un sacco di soldi all'Europa, facciamola subito questa manovra, facciamola anche questa estate. Un pressing naturalmente non solo su Conte, che invece sta trattando in Europa, cercando di uscire fuori da una situazione molto delicata, ma anche un pressing su Salvini. E Di Maio poi, insomma, ha dei problemi anche al suo interno, perché nel Movimento 5 Stelle, sapete, c'è il grande ritorno di Alessandro Di Battista, che sta creando un po' di agitazione. Vedremo anche tutto questo. Intanto vi presento gli ospiti che ci sono questa mattina. Elenia Lucaselli di Fratelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno a Riccardo Maggi, Più Europa. Buongiorno. Buongiorno a Stefano Fassina, Liberi Uguali. Buongiorno. Buongiorno a Roberto Arditti, collega giornalista, formiche.net. E poi a Milano do il buongiorno in collegamento ad Alessandro De Nicola di Adasmith Society. Buongiorno De Nicola. Buongiorno. Posso chiederle subito una sua interpretazione su questa storia di Giorgetti e dei mini bot inverosimili, nessuno li ha fatti, ha detto Giorgetti, in quella che viene oggi derubricata da tutti ad una semplice battuta. Poi invece ci sono anche alcuni retroscena che invece racconterebbero altro, e poi li vediamo. Ma guardi, dovendo parlare dell'interpretazione della battuta di Giorgetti,
La cosa che io noto è che per un argomento così importante come sono i mini bot per questo governo, Giorgetti non è che ha smentito e ha detto no, la mia era una battuta, e non è che l'ha detto a mezzanotte o alle 11:30 di ieri sera e quindi adesso magari sta ancora dormendo. Quindi io credo che se non proprio una marcia indietro, un segnale l'ha voluto dare. Ha riassunto in poche parole quello che diciamo tutti, insomma tutti quelli che hanno un minimo di razionalità economica. I mini bot o sono una moneta e allora sono illegali, come ha detto Draghi, oppure sono completamente inutili, perché prima di tutto i debiti della pubblica amministrazione in questi ultimi mesi, i tempi di pagamento stanno migliorando moltissimo. Farmindustria mi sembra che abbia calcolato che i tempi medi sono scesi da 220 giorni a 58, quindi è una cosa notevole. In più, se si vuole accelerare, non c'è bisogno dei mini bot, ci sono tanti altri provvedimenti, ad esempio la compensazione tra debiti fiscali e crediti verso la pubblica amministrazione. I mini bot sono molto poco pratici, sono di piccolo taglio, quindi uno dovrebbe ricevere, non si sa dove, forse alle poste, un pacchetto di mini bot, portarselo in giro, depositarlo in banca, che dovrebbero essere obbligate a fare dei conti titoli per i mini bot o adattare i loro conti titoli ai mini bot di piccolo taglio, e in più, naturalmente, avrebbero il rischio di svalutazione, nel senso che qualcuno sarebbe disposto ad accettarli al loro valore nominale, 100 euro mi va bene 100 euro, altri, sapendo che è un debito dello Stato, lo prezzerebbero come oggi sono prezzati i BTP, quindi con i 250 punti famosi di spread. Infine, i mini bot sono debito dello, ammesso che non siano una moneta, anche se poi le descrizioni che vengono date più o meno li descrivono come una moneta, ammesso che non siano una moneta, sono debito ulteriore, quindi si aumenterebbe il debito di più, e perciò già siamo in una procedura di infrazione, non si capisce quale sia il vantaggio. Insomma, i vantaggi per gli operatori economici sarebbero minimi, ci sarebbe tutto il problema dell'adattamento, di farli, di avere le banche pronte a prenderli, il problema della minor valutazione. È una cosa inutile, uno slogan che serve a poco, e Giorgetti, che magari l'ha sempre pensato ma per carità di patria non l'ha mai detto, sarà pure vero che è sbottato, ma è sbottato perché non ce la faceva più a tenere dentro quello che pensava. E comunque non l'ha smentito. No, non l'ha smentito, è vero, e dice spesso quello che pensa. È anche vero, appunto, che come titolano oggi molti giornali, probabilmente insomma la corsa anche per il posto o per accreditarsi nell'Unione Europea per una poltrona da commissario, magari fa dire anche questo. Lei Fassina, si farebbe pagare i mini bot? Ma ovviamente non è la domanda giusta da porre, nel senso che nella mozione che abbiamo votato, che io ho votato alla Camera e non sono pentito di averla votata a differenza di altri, i mini bot sono diciamo una possibilità che è in coda a un'altra serie di possibilità. Per esempio, una la nominava prima il professor De Nicola, la compensazione tra i crediti che un'impresa vanta nei confronti della pubblica amministrazione e i debiti fiscali che deve saldare. È evidente che se l'alternativa è la moneta, tutti preferiscono la moneta, ma i mini bot non sono moneta, sono debito pubblico che diventa ufficiale perché, diciamo, dietro c'è un debito commerciale, cioè lo Stato o gli enti locali che devono dei soldi alle imprese e non riescono a darle. È vero che i tempi di pagamento si stanno accorciando, ma c'è uno stock di oltre, cioè c'è un volume di debito pregresso che è di oltre 50 miliardi di euro, che ahimè determina in tanti casi la morte delle imprese più piccole. Quindi questo è uno strumento
aggiuntivo rispetto ai canali che sono già in campo e a quelli che la mozione prevede, come appunto la compensazione estesa tra crediti e debiti verso la pubblica amministrazione, è stato enormemente strumentalizzato per una battaglia in estrema politica. Lazio sì, si farebbe pagare il minibot. Ma se fossi un piccolo imprenditore che non viene pagato, è l'acqua alla gola per carenza di liquidità, tra sì, niente e minibot, ovviamente mi farei pagare col minibot. Ripeto, non è l'ipotesi A. No, è certo, l'estrema razio di fronte all'impossibilità di ricevere pagamenti in moneta, di fronte a una condizione di sopravvivenza di una piccola impresa, si fa pagare con i minibot, li trasferisce a un altro fornitore magari, o li sconta in banca, certo pagando un prezzo, ma ripeto, è un'estrema razio, non è la soluzione ottimale. È stata molto strumentalizzata. Quando dice li sconta in banca pagando un prezzo, esattamente certo, cosa si... No. Vuol dire che, è chiaro che sentire l'imprenditore. È chiaro che se vai in banca con un minibot di 1000 euro, la banca non ti dà cash 1000 euro, te ne dà magari 995 di euro o 990. Ma ripeto, siamo di fronte non a un caso ordinario, siamo di fronte a una pubblica amministrazione che non può pagare e a una piccola impresa che sta morendo. Quindi, se questo caso non c'è, è evidente che è preferibile la linea ordinaria, cioè paghi in moneta o mi dai la compensazione fiscale. Ma ripeto, c'è una strumentalizzazione politica enorme da parte di chi li ha proposti, che ha avuto la bandierina da agitare per dire guardate quanto noi siamo anti-europeisti, mica come quelli che c'erano prima, e dall'altra, diciamo, tutti i media mainstream, tutti i principali media, ah vedete questi vogliono uscire dall'euro. Credo che vada circoscritta questa proposta, che non è, ripeto, diciamo la perfezione, ma è un'estrema razza. Però è molto difficile poi circoscrivere quando si prende una strada, poi tornare indietro è difficile. Però volevo sentire l'imprenditrice Lucaselli in questo caso. Diciamo lei si farebbe pagare naturalmente con il caso fatto da Fassina. Esatto. Allora, dobbiamo non c'è capire alternativa. Dobbiamo capire effettivamente che cosa si intende poi per minibot, no? Perché poi insomma in questi giorni abbiamo sentito qualunque cosa, per cui c'erano dei minibot addirittura ho sentito da 10-20 euro che ovviamente diventerebbero in quel caso con la faccia di Borghi. diventerebbero in quel caso una moneta parallela, e questo ovviamente non è possibile. Allora, dobbiamo capire come aiutare le imprese e come, diceva giustamente Fassina prima, come effettuare poi il sistema della compensazione. Allora, noi sappiamo che lo Stato ha un debito enorme, 50 miliardi, forse anche qualcosa in più, e sappiamo che ci sono delle aziende che hanno molta difficoltà, per cui il minibot dovrebbe diventare in realtà un credito d'imposta, cioè aiutare le imprese e quindi lo Stato che non riesce a dare quei soldi perché obiettivamente non ci sono, e contemporaneamente aiutare le imprese invece ad avere la possibilità di scontare quello che ancora sta aspettando dalle tasse che deve pagare. Allora, noi abbiamo immaginato che si può parlare di minibot, si possa parlare di minibot quando però la soglia è molto più alta e quindi non si arrivi ovviamente ai 10-20 euro, e quando venga utilizzata con questo sistema, per cui viene detratto dalle tasse quello che io devo ancora percepire e lo si fa su una scala magari quinquennale, per cui lo Stato non si ritrova da oggi domani a perdere liquidità e quindi dal pagamento delle tasse, ma l'azienda ha uno sconto. Poi abbiamo anche immaginato un sistema in percentuale, per cui se io ho diciamo del 100% del credito che ho nei confronti dello Stato, non utilizzerò il 100%, quindi non mi verrà restituito il 100%, me ne viene restituito il 50%, dilazionato. Può essere un sistema per aiutare le imprese che oggi hanno moltissima difficoltà, perché ricordiamo che comunque la pressione fiscale in Italia è altissima ed è quella che poi incide sulla chiusura delle aziende. Maggi, può essere un sistema? No. No, non è un sistema, ma soprattutto accettiamo la sfida di Fassina, non sì, ci fossilizziamo, non ci fissiamo sui minibot. Mettiamo in fila una serie di elementi. Ci sono i minibot, c'è Savona che dice che il debito italiano può arrivare al 200% del PIL, perché tanto ci sono i risparmi degli italiani a garantirlo, c'è Salvini che parla in maniera un po' confusa, ma alla fine chiara, delle cassette di sicurezza. C'è una proposta di legge per la riforma di Banca Italia depositata al Senato che ci porterebbe fuori
dal trattato di funzionamento dell'Unione Europea. È come la Bundesbank, esattamente la procedura di nomina dei vertici della Bundesbank. Non direi che nella condizione italiana io non sarei così sicuro di affermare questo. E c'è, aspetta un secondo, fammi finire Stefano. E c'è 10 giorni fa l'Eurogruppo che modifica i criteri di funzionamento del Fondo Salva Stati. Questi elementi messi in fila dovrebbero preoccupare moltissimo gli italiani rispetto a una prospettiva di uscita dell'euro che non solo questo governo schizofrenico non esclude, ma che in parte, diciamo, prepara. E con la questione del funzionamento del Fondo Salva Stati ci dice che anche i nostri partner cominciano a prepararsi a questa ipotesi. Questo, secondo me, dovrebbe essere l'oggetto di discussione. Poi possiamo cavarcela dicendo che finora abbiamo visto una maggioranza di governo schizofrenica. Un giorno i 5 Stelle dicevano una cosa e la sera la Lega ne diceva un'altra. Ora cominciamo a vedere che all'interno dello stesso partito esponenti della Lega dicono una cosa. Tra poco vedremo la stessa persona che la mattina dice una cosa e la sera ne dice un'altra. Ma questi elementi vanno messi in fila e vanno considerati da un punto di vista negli anni, anche l'abbiamo vista, da un punto di vista economico e da un punto di vista politico. Voglio sentire anche Arditti su questo, perché oggi De Marchis, su, diciamo così, il numero 2 della Lega sulla figura di Giorgetti, descrive: da tempo il sottosegretario è il terminale di un mondo europeo che guarda con preoccupazione alle mosse dell'esecutivo giallo-verde, a partire dal presidente della BCE Mario Draghi. Sempre Giorgetti mantiene contatti con il Colle, preoccupato per la stabilità dei conti pubblici. Bisognava mandare un segnale, farlo per tempo e farlo bene, anche a costo di andare contro il proprio partito. Ha senso quello che scrive De Marchis? Io vorrei metterla in questi termini. Secondo me noi sbagliamo nel ragionare su questa ipotesi di mini bot collegandoli in modo così drastico al tema della pubblica amministrazione e dei debiti che ha verso gli imprenditori. Perché se lo Stato volesse fare un'operazione di accelerazione ulteriore su quel fronte, di cui peraltro ci sarebbe bisogno, anche se i dati cominciano a essere positivi finalmente, De Nicola lo ricordava giustamente, avrebbe molti strumenti per farlo, per esempio pagare, oppure fare una drastica compensazione fiscale, oppure semplicemente tra virgolette, qualche forma di emissione di titoli di debito dedicata a questo tipo di, che tecnicamente non è così semplice da fare, ma diciamo. Il dibattito sui mini bot, così come l'ha introdotto uno dei due partiti che formano la coalizione di governo, è molto più simile al dibattito o a una volontà di recuperare un pezzo di politica monetaria. E questo è importante da comprendere. Io penso che il dogma del pensiero unico nella versione di Bruxelles debba essere messo in discussione, per due ordini di motivi. Primo, perché non ha funzionato in modo così fantasmagorico in questi 10 anni, anche se non è vero che ha combinato solo disastri, tant'è vero che io, prima di ragionare di mollare la moneta unica che abbiamo, ci penserei molto. Si guardi alla vicenda turca, la Turchia non molti anni fa veniva guardata da tutto il mondo come una nazione quasi modello della sua crescita economica. Per fortuna ieri ha vinto alle elezioni nella città di Istanbul un sindaco di diversa coloritura politica, ma in ogni caso i dati dell'economia turca oggi e il deprezzamento della moneta sono lì da guardare quando si pensa di fare i fenomeni su scala mondiale. Ma quello che io intendo dire è che, al netto del fatto che il pensiero unico di Bruxelles deve essere messo in discussione, io credo che il dibattito italiano va guardato più da questo punto di vista che da altri, anche perché tra l'altro il pensiero unico di Bruxelles è stato messo in discussione anche nell'esito delle urne il 26 di maggio. Non è che in Europa hanno tutti votato dicendo che quello che i popolari e i socialisti a Bruxelles vogliono è perfetto, tant'è vero che per la prima volta nella storia la somma di popolari e socialisti non li fa arrivare alla maggioranza del Parlamento Europeo e ci arrivano con una certa fatica, aggiungendo anche il gruppo liberale. Però deve essere chiaro che l'Italia, col dibattito sui mini bot, sta mettendo una delle numerose bombe in questa sfida europea, dove la partita non è rimborsare i debiti della pubblica amministrazione, ma è aprire un fronte molto più sofisticato. Tant'è vero che le persone più raffinate che parlano di questi temi, come Paolo Savona,
alludono a tutte queste questioni, i riferimenti che Savona fa da presidente della Consob al tema dell'entità del dibattito, che sono temi tra l'altro tipici di un esponente politico e di governo, non tipici del presidente della Consob, rendono evidente che il dibattito che l'Italia prova a porre in modo un po' burrascoso e raffazzonato è di ben altra tipologia. Assolutamente sì, anche se appunto i due partiti di maggioranza oggi, come fa notare De Marchis, allo stato delle cose sono cinque, perché i due partiti sono spaccati al loro interno. Una battuta finale solo per dire, e poi c'è Conte. Fa male Giorgetti, secondo me, a trattare questioni come questa con una battuta, nel senso che se è una battuta fa fatto malissimo a farla, perché questi temi non si prestano a battute. Diciamo che chi conosce Giorgetti... Non è una battuta. Appunto, io non penso affatto che si tratti di una battuta. E se non è una battuta, rende evidente che le linee cominciano a moltiplicarsi anche dentro la Lega. Esatto, siamo a 5, andiamo in pubblicità. La spiaggia non c'è tregua, anche da parte di chi vuole un selfie. Sto cercando di finire il libro, ho piazzato i bimbi lì con paletta e secchiello, però vabbè, è bello. Sono tante richieste, tante proposte sulle tasse, sul lavoro, sull'immigrazione, sulla giustizia, sulla scuola, quindi non si finisce mai di imparare. Ministro, un anticipo di vacanza, però come diceva, il pensiero va all'Europa? Sì, soprattutto al Ministro dell'Interno. Io ho da 11 giorni questa imbarcazione olandese con una ONG tedesca in giro per le acque del Mediterraneo senza che nessuno muova un dito, quindi sull'immigrazione l'Europa continua a non esistere. Non esagerassero parlando di infrazioni, multe, commissari. Noi all'Europa diamo 6 miliardi di euro all'anno, quindi ci permettessero di tagliare le tasse agli italiani, cosa che io farò qualunque cosa accada. Quale suggerimento al Premier ha dato? No, sta lavorando bene. Ma la flat tax si riuscirà a fare? Ovvio, non è un capriccio della Lega, diminuire le tasse alle famiglie, alle imprese e ai lavoratori è l'unico modo per far ripartire questo paese, quindi a Bruxelles si mettano l'anima in pace. Nel 2020 non tutti ma tanti italiani pagheranno meno tasse, apriranno nuove imprese e ci saranno più assunzioni. Ma quanti soldi servono? Almeno 15 miliardi. Si troveranno? Già trovati. Manovra aggiuntiva? No, nessuna nuova tassa in più, anzi vogliamo fare subito la manovra che di solito si fa in inverno. Senta, Di Battista dice che lei vuol far cadere il governo. È una bella giornata, non ho tempo per parlare di Di Battista. Ha detto, si sta berlusconizzando. Il fisico è quello che è. Ma cosa dice ai vostri alleati di governo, ai 5 Stelle? Con loro stiamo lavorando bene. Se c'è qualcuno che chiacchiera girando per il mondo, scrivendo libri a pagamento e insultando il prossimo, gli auguro buona vita. Fino a quando dura questo governo? 4 anni. Allora, Salvini così è raggiunto ieri da Sky al mare, in versione balneare, non nasconde nulla della sua giornata al mare con i bimbi, avete sentito, ha detto alcune cose. De Nicola ha detto intanto che questa flat tax si fa subito, i soldi ci sono, così anche Di Maio non si deve preoccupare, che ancora ieri chiedeva, mi dica dove prende i soldi, ci sono. Le tornano a lei i conti? A giocare con la paletta e il secchiello si fanno delle scoperte fantastiche in spiaggia. Allora, diciamo una serie di cose così anche per un po', come si suol dire, di fact checking. Allora, tanto cominciare, l'Italia è contributore netto di 2 miliardi, non 6 miliardi dell'Unione Europea. E in più abbiamo anche il grave difetto che non utilizziamo i fondi a noi destinati, quindi siamo contributori netti e molti fondi a noi destinati non sono utilizzati per l'incapacità delle pubbliche amministrazioni di utilizzarli. Quindi questa retorica che noi manteniamo l'Europa fa un po' ridere. Secondo punto, i contributori netti sono tutti i grandi paesi con un reddito superiore alla media. Chi sono i beneficiari? I beneficiari sono soprattutto i paesi del gruppo di Visegrad, diciamo gli amici di Salvini. L'Ungheria di Orban deve il 4% del suo prodotto interno lordo agli aiuti europei. Se l'Italia avesse questo 4%, ricordo, sarebbero 75 miliardi. Allora, io infatti sono anche abbastanza d'accordo
che si debba procedere a un riequilibrio, soprattutto nei confronti di quei paesi che si prendono i soldi e non rispettano le regole europee, ad esempio l'Ungheria sull'immigrazione, non prendendosi la sua quota di migranti. Quindi questo per rimettere un pochino le cose al loro posto. Secondo, la flat tax. Tanto per cominciare, come direbbe Moretti, le parole sono importanti. Non è una flat tax. Quello che viene proposto è uno scaglione del 15% familiare fino a un certo reddito, dopodiché, se funziona come funziona per i lavoratori autonomi, per chi guadagna un euro in più riscattano le vecchie aliquote anche per gli altri redditi. Quindi se tu guadagni un euro in più, alla fine ti porterai a casa netto meno soldi che se guadagni un euro in meno. Una cosa assurda. Per gli autonomi funziona così, vedremo come vuole farlo per i dipendenti. Ma questo naturalmente è una cosa che scoraggia a guadagnare di più e a dichiarare quello che si guadagna, perché se dichiarando 1000 euro in più alla fine ne guadagno 5000 in meno per un effetto fiscale, ovviamente o mi fermo e non lavoro, oppure lavoro e non dichiaro. Quindi non è una flat tax. Terza e ultima cosa, per non deprimere troppo la mattina, allora noi abbiamo già la procedura per d'infrazione, perché ci mancano all'incirca 4 miliardi. Ci mancano all'incirca 4 miliardi dando per scontato che ci sarà l'aumento dell'IVA per 25 miliardi. Quindi siamo, se non ci fossero altre tasse, come dice Salvini, saremmo già a meno 29, più meno 15, meno 44. Ora, è vero che ieri, per chi è praticante, alla messa è stato letto diciamo, il passo del Vangelo sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci, però insomma c'è riuscito uno, è difficile che sia una cosa che si ripete molto facilmente. Vi voglio leggere anche qualche riga di quello che scrive, anzi che dice Ferruccio De Bortoli in un'intervista oggi alla Verità sulla flat tax proprio. Si può fare e vi dico come, e dice l'ex direttore del Corriere della Sera, se non sarà in deficit l'Europa non può protestare. Se Salvini dicesse facciamola ma non in deficit, prima tagliamo le spese e poi riduciamo le tasse, se facessimo questo discorso l'Europa non potrebbe dirci di no. Le possibilità ci sono, dice De Bortoli, abbiamo detrazioni e deduzioni per 54 miliardi l'anno che spesso rappresentano nient'altro che un regalo ad alcune categorie. In aggiunta possiamo ridurre alcuni sussidi alle regioni o alle aziende, peraltro già beneficiate da quota 100. E poi bisognerà fare anche un ragionamento sull'IVA. Dice De Bortoli, aumentare l'IVA non sarebbe uno scandalo, ricordiamoci che l'Italia ha aliquote agevolate più basse di altri paesi. Fassina. Anche no. Anche no. Anche no, perché innanzitutto, diciamo, c'è questa retorica. Io vorrei che qualcuno di questi andasse un mese al Ministero dell'Economia, prendesse il foglio Excel con le detrazioni fiscali e poi dicesse dove intervenire, perché quelle che hanno una qualche consistenza riguardano milioni di persone, milioni di famiglie. Quindi se tu da una parte taglia delle detrazioni fiscali. Ma ce ne saranno anche alcune magari. Ma sono assolutamente marginali. Quelle consistenti sono le detrazioni per i familiari a carico, sono le detrazioni per i mutui. Cioè, quelle sono quelle da decine di miliardi. Se tocchi quelle detrazioni là, che sono quelle significative per fare gettito, stai facendo nel migliore dei casi il gioco delle tre carte. Cioè, da una parte riduci le imposte con la cosiddetta flat tax, che come veniva ricordato non è una flat tax, e dall'altra però le aumenti. Quindi bisogna stare attenti e va evitato, diciamo, di associarsi alla propaganda anche da parte di chi dovrebbe fare informazione corretta. Dopodiché, qual è il punto? È evidente che ci sono milioni di famiglie, soprattutto con bambini a carico, che hanno bisogno di una riduzione di tasse. Le poche risorse, se effettivamente è possibile trovarle, vanno concentrate su quei nuclei familiari a basso reddito con figli a carico. Il resto è un'operazione che va a vantaggio
come fa sempre, diciamo, la destra, di chi sta meglio, e va evitata, perché Salvini che dice ho trovato le coperture, vorrei che portasse in Parlamento un pezzo di carta dove è scritto che taglia ancora la sanità, perché questo vuol dire o tu aumenti le tasse, altre tasse, e quindi fai un'operazione che alla fine è neutra in termini aggregati, ma colpisce chi sta peggio, oppure tagli le spese, ma le spese da tagliare, anche qua gli sprechi, che sicuramente ci sono, ma c'è una sanità sottofinanziata in modo drammatico, non ci sono i medici, non ci sono gli infermieri, la scuola è in condizioni drammatiche, non ci sono gli insegnanti di sostegno, c'è una precarietà diffusa. Allora, non vedo l'ora che qualcuno di questi, che chiacchiera e fa propaganda da anni, porti in Parlamento pezzi di carta in cui nero su bianco è scritto dove si prende e dove si dà. Dopodiché bisogna evitare la manovra recessiva raccomandata dalla Commissione europea e bisogna utilizzare lo spazio di deficit per fare investimenti pubblici in piccole opere, soprattutto nel Mezzogiorno, che sta morendo nell'assoluta indifferenza. Si parla di flat tax, c'è oltre metà del paese che sta morendo, da dove è ripresa un'emigrazione giovanile a livello degli anni 50, e noi parliamo di flat tax. Prima o poi la propaganda politica e i dati di realtà si devono riconciliare. Speriamo che questi signori, che la fanno tanto facile sulla spiaggia, portino in Parlamento dei pezzi di carta con i più e con i meno. E poi vediamo. Noi riteniamo che le tasse vadano ridotte alle famiglie a basso reddito con figli a carico, non a tutti. Lucaselli, tra l'altro sulla, diciamo così, sulla nostra migrazione, De Bortoli fa una riflessione anche su questo, dice si parla tanto di immigrazione ma nessuno si sta rendendo conto di quanto i nostri ragazzi stiano andando fuori. Ma guardi, allora innanzitutto dobbiamo dire che questa manovra effettivamente arriverà a costare 40-45 miliardi e credo che sia la manovra più complessa che sia mai stata fatta nella storia della Repubblica, per cui obiettivamente insomma io cercherei di affrontare il problema in maniera molto strutturata, molto seria. Ora è chiaro che ci sono, non andando a pesare sul deficit, è chiaro che poi possiamo fare qualunque cosa. Ricordiamoci però che noi invece siamo andati in Europa a chiedere deficit per poi applicare il reddito di cittadinanza e obiettivamente l'Italia ha necessità di tantissime altre cose, per cui probabilmente se fossimo andati a chiederlo per le infrastrutture e quindi per dare una spinta alla crescita dell'Italia attraverso le infrastrutture, perché passa anche, ovviamente la crescita passa anche da quello, probabilmente l'Europa avrebbe oggi un atteggiamento diverso, perché quello che l'Europa valuta non sono soltanto i numeri, ma sono anche perché cosa poi utilizziamo i soldi in deficit che noi chiediamo, cioè qual è la strategia politica, qual è l'idea d'Italia che si vuole portare avanti. È chiaro che se andiamo lì sempre con idee frantumate, divise, adesso poi insomma i numeri sembrano ormai sembrano noccioline, per cui un giorno servono 10 miliardi per fare la flat tax, un altro giorno ne servono 15, però li abbiamo già trovati. Io cercherei di capire dove sono stati trovati, perché insomma io vorrei ricordare a me stessa che in Italia si parla di spending review da decenni, non è il primo anno, quindi adesso immaginare che si arrivi a risolvere il problema attraverso la spending review in 4 mesi, dopodiché per me possiamo iniziare a lavorare sulla manovra domani, però questo non risolve il problema di dove trovare i fondi, cioè non è che lavoriamo un mese in più. Ci sono trovati, 15 però miliardi. Io vorrei sapere da lui dove, cioè, insomma il problema non è capire se ci sono o non ci sono. Capiamo dove prenderli e soprattutto capiamo come spendere i soldi che vogliamo andare a chiedere in deficit, perché altrimenti è normale che l'Europa si ponga dei quesiti. Poi è chiaro che è un'Europa che va cambiata in maniera strutturale, perché ovviamente insomma abbiamo delle imposizioni troppo forti, però se dovessimo mai, in questo momento noi siamo in queste regole, dobbiamo sottostare alle regole, e immaginate avere un commissario che limiterebbe ancora di più la capacità economica di decidere, di fare delle scelte di politica economica in Italia. Questo per noi sarebbe terribile. Maggi? Guardiamo le cose come stanno e come siamo messi. Un ministro dell'interno in costume da bagno dice che ha trovato 15 miliardi, senza dire come, senza dire dove. Insomma, in una situazione normale uno va lì e lo assedia finché non dice esattamente quali sono
sta pensando come Savona ai risparmi degli italiani, alle cassette di sicurezza, oppure sta giocando una partita tutta sua rispetto a chi in questo momento in Europa sta trattando, vedi Conte, no? Sì, ma appunto, perché è un pressing quello che c'è stato nel fine settimana molto invasivo, no? Tutta questa mancanza di serietà non è, poi si paga anche come paese, anche con gli interlocutori, no? Noi siamo entrati nell'epoca del governo contrattuale, che non è più quello, una forma parlamentare di governo, no? In cui c'è una maggioranza politica che ha una sua consistenza politica. Il governo contrattuale invece ci pone davanti anche a queste novità, a queste stranezze, per cui mentre un presidente del Consiglio e un ministro dell'economia trattano a Bruxelles, un vicepresidente del Consiglio sulla spiaggia spara di queste cose. Tra l'altro, anche utilizzando la questione, su cui anche andrebbe sbugiardato, dei migranti e della Sea-Watch, che è il puntino che lui tiene fermo, dice, io, no? Da ministro dell'interno, è la bandierina che ha messo a 12-13 miglia dalle coste italiane e che tiene lì. Nel frattempo sono sbarcate 200 persone, ma quei 40 sono lì tenuti fermi, mentre il governo italiano rifiuta di trattare e di accettare dal governo tedesco, cioè dal suo altrettanto destrorso omologo ministro degli interni tedesco, che sarebbe pronto persino ad accogliere queste persone, ma non le può far sbarcare il ministro, altrimenti gli viene meno la possibilità di dire che è colpa dell'Europa che non si riprende, i profughi. Insomma, è tutta una situazione molto molto poco seria. Continuo a dire, gli italiani dovrebbero preoccuparsi di una direzione di uscita dall'euro, che a me sembra il tema sottostante tracciato, a tutto questo, il vero tema. C'è questo Salvini, appunto, di qua e di là, nel senso che in questa intervista lui a tatto ci ha ricordato che è ministro dell'interno, c'ha problema di questa nave che è piazzata lì, ma contemporaneamente poche ore prima aveva anche detto che avrebbe ricevuto i sindacati al Viminale, insomma, diciamo. Beh, anche lì si è appropriato di un campo non esattamente suo. È un messaggio continuo che lui manda. Senti, a Di Maio, nonostante poi chiudere le interviste dicendo noi dureremo 4 anni, stiamo benissimo insieme e lavoriamo benissimo insieme. Senti, intanto, secondo me per Salvini la Sea-Watch non è affatto un problema. Anzi, la tiene lì, non va risolta. Per Salvini, la Germania accoglierebbe quelle persone, ma lui la tiene lì. L'affermazione della sua vittoria politica sino ad oggi. Per il semplice fatto che lui può dire ora e sempre che solo perché c'è lui la Sea-Watch, anziché stare in mezzo al mare, non è arrivata in porto in Italia. 200 persone sono arrivate nell'ultima settimana. Aspetta, distingui un attimo le opinioni mia, tua. Sto solo dicendo che il 37% che la Lega e Salvini hanno ottenuto alle elezioni europee meno di 20 giorni fa dipende in una quota rilevante dal fatto che la Sea-Watch è in mezzo al mare. E che Salvini può rivendicare come suo personale merito che quella nave sta in mezzo al mare e non è attraccata in un qualunque porto italiano. E io non sto dicendo se ha ragione Salvini o non ha ragione, sto soltanto dicendo che il 37% del 26 di maggio si spiega massicciamente anche così. Purché si informino gli italiani che nel frattempo 200 persone arrivano. Vorrei aggiungere questo elemento. Due paesi dell'Unione Europea, cioè l'Italia e la Polonia, gli unici due, hanno un governo non espressione dei tre raggruppamenti socialista, popolare e liberale. Questo impone al governo italiano, perché altrimenti su che cosa si sono impegnati con gli italiani? Di fare diverso. Ora, noi con questo dobbiamo fare pace, eh? Anche questo dibattito che tra noi si svolge in quella che uno potrebbe dire un po' l'elite, mettiamola così, no? È evidente che il governo italiano è espressione di un'altra cosa. E di conseguenza noi non possiamo chiedere a questo governo, poi vedremo gli esiti nei prossimi anni, naturalmente, di fare come vorrebbero Enrico Letta, Mario Draghi, scegliete voi. Perché questo governo è figlio di un'altra istanza politica, sociale, mettiamola come vogliamo. In qualche modo è molto più figlia, questa condizione politica italiana, di un pensiero vicino a quello di Stefano Fassina, che siccome però poi lo colora di rosso, mi perdoni, è questa, il sovranismo rosso, non è quella roba lì, però c'è da molti punti di vista più similitudine con i ragionamenti che fa Fassina
che non quelli che fa il mio vecchio amico Alessandro De Nicola. Non c'è dubbio. E allora noi da questo punto di vista dobbiamo partire, se vogliamo capire perché. Ora poi, e concludo, se i sovranisti all'italiana pensano di giocare su tutti i fronti contemporaneamente, di dire tutto il contrario di tutto, per cui Borghi dice che i mini bot sono la svolta per recuperare in qualche modo un'autonomia italiana, mi verrebbe da dire una politica monetaria, non lo attribuisco a Borghi, l'ho detto io, e Giorgetti gli dice cosa date retta a Borghi, che dice cazzate, allora certo che tutto diventa un poi po'. E questa è la parte anche più, insomma, diciamo, però il tema di fondo esiste battuta, di una profonda anomalia italiana. Tant'è vero, una battuta finale, guardiamo ai nostri rapporti con il sistema politico francese. Noi abbiamo due partiti di governo, uno dei due che ha in Marine Le Pen il suo alleato storico e l'altro che, pur avendola un po' rimangiata, va a fare le riunioni con i rappresentanti dei gilet gialli. Allora, più lontani da Macron di così è difficile. È difficile essere. Ma l'anomalia aveva fatto un contratto di governo proprio all'inizio, tra due forze politiche che la pensano in maniera diametralmente opposta su temi fondamentali. Vi ricordo però che gli italiani hanno votato, c'è questo piccolo particolare che gli italiani hanno votato, loro hanno deciso di fare il contratto di governo. Volevo dire a De Nicola, sempre sulla scia con le pinne, il fucile e gli occhiali, che Garavaglia, che è un altro, insomma, non esattamente l'ultimo vice ministro, esponente della Lega, ha detto poco fa a Radio Capital: le coperture per la flat tax ci sono, ma non le dico, se no Di Maio me le ruba. Siamo così. Ormai siamo alla commedia dell'arte ormai, e Garavaglia è anche uno di quelli ragionevoli, lo conosco, ecco. Quindi ormai siamo alla commedia dell'arte, o siamo tutto al battutismo, o ci prendono ormai tutti in giro, oppure hanno superato il vecchio maestro Berlusconi, che io pensavo fosse insuperabile, ma invece si migliora sempre. Prima della pubblicità volevo chiedere però una cosa, visto che abbiamo citato e che Salvini stesso ha ricordato e lo fa sempre, io sono ministro degli interni, ho il problema di quella nave lì, oggi Minniti, Fassina, scrive parecchio, non so, ci sono tre pagine sul foglio, ridare i neuroni alla sinistra, governi pericolosi, opposizioni rischiose, nuove partenze, le alternative non si costruiscono con scissioni, bluff e confederazioni di correnti, perché è ora di dire che il controllo dell'immigrazione non può essere un'esclusiva della destra, e poi, insomma, poi il manifesto che lui scrive. Però, ecco, il titolo è forte, ridare i neuroni alla sinistra, come dire, sveglia. Sì, è necessario, ritengo che mai come in questa fase sia la sinistra cosiddetta moderata, governativa, sia la sinistra radicale ha bisogno di cambiare paradigma, perché esplicitamente o implicitamente è stata in questi 30 anni subalterna all'impianto liberista e ne paga le conseguenze. Quando quell'impianto diventa insostenibile, chi lo ha portato avanti come ha fatto la sinistra ne paga le conseguenze, e i lavoratori, i disoccupati, gli operai, le periferie votano qualcuno che con parole d'ordine, per quanto mi riguarda inaccettabili, però si fa carico di quelle domande. Le migrazioni non possono essere affrontate col paradigma no border, accoglienza appunto. Ci vuole accoglienza e capacità di integrazione, perché altrimenti non funziona e la pagano le fasce sociali più deboli. Serve una coraggiosa presa d'atto di dati di realtà che riguardano le quattro libertà di movimento, questo farà inorridire il professor De Nicola, le quattro libertà di movimento, cioè di capitali, di merci, servizi e persone, perché sono la fonte degli squilibri sociali. Se noi rimettiamo qualche argine a queste quattro libertà, le condizioni non miglioreranno, e poi non ci possiamo stupire se chi soffre, chi sta male, vota Trump, vota Brexit, vota Le Pen, vota FD nei land dell'Est Germania, dove il FD in tanti di questi è il primo partito, o vota Salvini in Italia. C'è un'enorme sofferenza sociale, non sicura con il deficit, non sicura con la politica monetaria, sicura rimettendo degli argini alle quattro libertà di movimento, altrimenti va a finire male, ma come è già avvenuto in altre fasi storiche. Allora, andiamo in pubblicità, poi riprendiamo. Vi dico anche che Garavaglia sta dicendo alcune cose, ha detto il bonus di Renzi non si tolgono gli 80 euro, si trasformano. Invece di avere scritto sul cedolino 80 euro, avrai meno tasse per 80 euro.
Il bonus si trasforma da spesa a riduzione di imposte, migliorando il bilancio dello Stato. Ha trovato le coperture. Dopo la pubblicità. Cambiano nome gli 80 euro. Non rispondo alle polemiche montate d'arte no da Luigi. Ma per niente. Benissimo, domani lo chiamo e tutto a posto. Punto, a me non mi interessa minimamente di polemiche o non polemiche, per cui non mi ci infilo. Io quello che dico è che è un momento in cui bisogna trovare i soldi, io avanzo delle proposte, sono il recupero delle autostrade, quindi togliere le concessioni Benetton e mettersi d'accordo con la Chiesa Cattolica per recuperare l'ICI. A me interessa esclusivamente questo, il resto non mi interessa, quindi super tranquillo. Leggo di robe, non mi interessa veramente, non c'è nessun problema, il movimento è bello e compatto, perché sto vedendo ogni giorno Salvini che provoca, ogni giorno, punto. Quindi non ne ho idea, questo è, io sono convinto che nella logica di Salvini ci sia l'idea di mandare tutto all'aria per meri tornaconti personali, il che per me sarebbe molto grave, perché conta molto di più l'interesse del paese che un interesse privato di una forza politica. In una fase di crisi drammatica lo Stato ha il dovere di indirizzare appunto i cittadini verso un determinato percorso e di riuscire, attraverso chiaramente la fiscalità, attraverso le tasse, di trovare quei denari da investire in determinati settori per creare occupazione, innovazione e anche una forma di reddito in una fase drammatica in cui per forza dobbiamo prepararci ad una fase in cui arriverà per forza di cose appunto la quarta rivoluzione industriale, causando comunque degli squilibri, dei terremoti occupazionali nel nostro paese come in tutto il mondo. Io mi fido moltissimo del presidente Conte, che ha un bel rapporto, un'interlocuzione, una persona più che credibile che sa portare avanti l'interesse del paese. Del ministro Tria? Diciamo che le trattative, soprattutto in campo europeo, le porta avanti soprattutto il Presidente del Consiglio, quindi io ho piena fiducia in lui. Ritengo, l'altro giorno sono andato dalla Gruber, provo a spiegargli quello, lei mi ha detto, io pure ci sono stata a Silicon Valley, tipo in un modo quasi, non lo so, polemica. E vabbè, ci sarei andata pure te, amen. Non è che pensavo di aver scoperto l'acqua calda, di essere come Amundsen, di aver scoperto il polo. Io sono un attivista del Movimento 5 Stelle come quelli che vedete tanti qua, e dico la mia come dicono la loro tanti attivisti. Ma se uno vale uno, perché quello che dice Di Battista su tutti i giornali questo perché voi venite a intervistarmi, sarà un motivo, però questo venite voi, io dico la mia, ma proprio non c'è polemica, credetemi. Eh sì, andiamo noi, qualche volta viene lui, come ieri dall'Annunziata o dalla Gruber, insomma, si fa quel che si può. Però avete sentito un po', insomma, è stato il fine settimana di Alessandro Di Battista, la sua presenza c'è molto, e anche il suo libro ha creato molti malumori, fra poco sentiremo anche Luigi Di Maio, però avete sentito, no, all'inizio di questa clip Di Battista dire, ma no, è un caso montato ad arte. Poi ci sentiamo, poi li telefoniamo, non ci risulta che ancora si siano sentiti e telefonati. De Nicola, che cosa sta accadendo all'interno del Movimento 5 Stelle? Perché questo momento, mettiamolo così, è un momento in una fase delicata e potrebbe anche essere determinante. Sono accadute altre due cose in questo fine settimana. Intanto la Nugnes ha lasciato il Movimento, è passata nel gruppo misto, c'è stato un botta e risposta con Di Maio che le ha detto non dovevi passare nel misto, dovevi dimetterti e basta, e lei ha detto no, sei tu che dovevi dimetterti. E l'altro passaggio è stato Casaleggio, intervistato nella sua kermesse, adesso non ricordo bene dove, nel fine settimana, che ha detto a proposito dei due mandati ci stiamo riflettendo, è uno dei temi dei quali parliamo. Sono piccoli segnali oppure solamente un'irruzione di Di Battista che è tornato e ha pubblicato il suo libro? Churchill disse una volta dell'Unione Sovietica, forse non è proprio precisa la citazione, ma era più o meno così, che era un enigma dentro un mistero avviluppato in un indovinello, magari forse era un indovinello dentro un enigma, comunque più o meno era così. E lo stesso per il Movimento 5 Stelle, come qualsiasi movimento politico ha delle dinamiche, soprattutto quando le cose non vanno bene,
Ci sono gli scontri tra coloro i quali ritengono che si debba riprendere il famoso spirito originario. Se voi pensate anche il PD, no? Il PD che cosa dicono tutti quanti? Ritorniamo tra la gente, che credo che sia la sciocchezza più assoluta, sì. Ritorniamo tra la gente. Ancora devi, nessuno non è che li devi ha visti, però, tra la gente, diciamo, devi proporre delle facciamo cose. Facciamo questa battuta ancora, però non se ne sono viste poi le tracce. Devi devi proporre delle cose che vadano bene alla gente, non devi ritornare tra la gente. E quindi comunque, lasciando perdere il PD, perché sennò c'è sempre allora il PD. Per quello che riguarda movimenti come i 5 Stelle, che un po' hanno la stessa dinamica dei verdi tedeschi all'inizio, c'è sempre una tensione tra coloro i quali, soprattutto quando le cose non vanno molto bene, vogliono un ritorno alle origini, diciamo così, le origini più barricadere, movimentiste e così via, e i realisti che, soprattutto quando sono al governo, dicono sì, ma adesso siamo al governo, bisogna governare, quindi bisogna fare le cose, ma nell'ambito di quello che è consentito fare. Sono, credo, schermaglie inevitabili in qualsiasi movimento, grande, in crescita, non ancora strutturato, con una leadership che a un certo punto è evaporata un po' nello sfondo, cioè Beppe Grillo che a un certo punto ha deciso di non essere più leader, e perciò non credo che sia un indice di spasmi particolari, sono, come dire, normali fibrillazioni. Una sola cosa, sempre per come dire, portare sperabilmente un po' di razionalità, se la ricetta economica di Di Battista è di togliere le concessioni, cioè una cosa che porta soldi zero, togliere concessioni zero, perché le concessioni tra l'altro si pagano pure, quindi a quel punto è lo Stato che si accolla i danni, tutto quanto, e ridiscutere l'ICI con la Chiesa Cattolica, c'è già una sentenza della Corte di Giustizia, qua Maggi sicuramente se l'è studiata a memoria, la può ripetere cantando, che già dice molto su quanto debba pagare la Chiesa Cattolica sugli immobili a uso commerciale, quindi due cose che sono o inutili se non dannose, stiamo a posto, se queste sono le proposte economiche, ma diciamo, arridateci a Beppe Grillo. Ecco, Maggi, solo schermaglie o per lei che comunque siede in Parlamento e osserva molto più di noi, no? Magari da dentro quello che sta accadendo in questi giorni. Evidente che il Movimento 5 Stelle soffre una crisi di credibilità presso il proprio elettorato enorme, perché non è riuscito, nonostante abbia un gruppo parlamentare che è tra i più grandi, diciamo, della storia della Repubblica, è impressionante, non è riuscito a utilizzare questo peso parlamentare per apportare neanche minime modifiche ad alcuni provvedimenti. Ora c'è il taglio dei parlamentari, no? Ha ripreso Di Maio a parlare di questo, del salario minimo. Tra l'altro Garavaglia, sempre per stare all'asilo Mariuccia, gli ha detto io non le dico le coperture della flat tax, altrimenti Di Maio me le ruba, anzi mi dicesse lui dove prende le coperture per il salario minimo. Siamo a questo. Ma io mi faccio riferimento anche ad altri provvedimenti, penso ad esempio al decreto sicurezza 1 e ora avremo il bis. Ecco, su quello, su temi che il Movimento 5 Stelle aveva sempre affrontato in maniera diversa, c'è stata scena muta sia in commissione sia in aula, e questo ha creato un enorme malumore all'interno del gruppo, che poi non viene ricomposto come avviene nei partiti attraverso un dibattito e attraverso una... questo porta a una crisi di credibilità. Di Battista prova a metterci una pezza tirando fuori due questioni sulle quali sono completamente d'accordo con De Nicola. Peraltro qualcosa sull'ICI, IMU si potrebbe fare, non mi sembra che questo governo lo sta facendo, andrebbe fatta una piccolissima modifica del regolamento IMU che già venne modificato per uscire, diciamo, dalle contestazioni della Commissione Europea, e lo fece il governo Monti, ma comunque resta ancora una zona grigia. La Raggi a Roma, dove ci sono più di 200 strutture di enti religiosi, congregazioni, confraternite, tutti soggetti da un punto di vista fiscale diversi, non parliamo del Vaticano, parliamo di che fanno attività ricettiva
il 40% di queste non ha mai pagato l'IMU e l'ICI, un altro 40% lo paga un anno sì e un altro no. Non mi sembra che la Raggi abbia fatto un'attività pressante da questo punto di vista, per cui sono cose anche molto deboli. Fassina. Ma ritengo che siamo ancora, appunto, lei prima leggeva l'ultimo passaggio della dichiarazione di Garavaglia, siamo in campagna elettorale, sono tutti slogan in campagna elettorale, anche quelli che ha detto Di Battista, perché non sono fonti di entrata, al massimo uno può dire che ho fatto per ragioni di giustizia sociale, per ragioni di interesse pubblico, ma non sono fonti di entrata. Siamo di fronte a un problema strutturale. Il Movimento 5 Stelle ha raccolto un enorme consenso tenendo insieme tante domande, fonte di rabbia sociale, molto più difficili da soddisfare. Scusate, devo salutare De Nicola che sì, mi avevano detto che doveva lasciarci qualche minuto prima e infatti giustamente siccome aveva un impegno, però lo volevo dire, ecco, se non lo trovate è perché doveva lasciarci prima. No, sottolineo che c'è una differenza strutturale tra la missione dei 5 Stelle e la missione della Lega. La missione dei 5 Stelle, poi uno può condividere o meno diciamo ciascuna delle due, ma la missione dei 5 Stelle sul terreno economico e sociale si scontra con vincoli e interessi fortissimi. La missione della Lega, invece, in tema in particolare migranti o diciamo questioni della sicurezza, si trova su un terreno molto facile. Che non dà fastidio agli interessi forti, anzi trovare qualche capro espiatorio che distrae diciamo dai bersagli veri fa molto comodo agli interessi forti. A Bruxelles o a Berlino il fatto che si faccia la faccia feroce con i più deboli non desta nessuna preoccupazione, uno come Orban è ancora dentro il Partito Popolare Europeo sebbene sospeso. Quindi i 5 Stelle si trovano davvero in una condizione di estrema difficoltà, strategica, non, perché tu puoi accumulare un sacco di consenso dall'opposizione perché è facile parlare. Quando vai a governare in un quadro come quello italiano e hai obiettivi rilevanti, perché ad esempio uno può condividere o meno il reddito cittadinanza, ma un obiettivo sociale molto rilevante, poi può essere fatto in modo diverso, ma è molto rilevante. Ti scontri con dei vincoli enormi, quindi questa come dire, parabola dei 5 Stelle, che non vuol dire che spariscono domani, ma vuol dire che sbattono contro muri rilevantissimi, mentre Salvini ha un terreno facile, anche perché sta dalla parte degli interessi più forti, anche se lo fa in modo demagogico e con un linguaggio popolare, per non usare un termine che a me non piace utilizzare. Quindi questa subalternità dei 5 Stelle è un dato di fondo, non è un dato congiunturale che riguarda Di Maio, è un dato che accomuna tutti coloro che acquisiscono un largo consenso cavalcando tutte le stanze e poi si trovano a dover governare, ma ripeto, quando vogliono dare risposte sul terreno economico e sociale, perché invece dare risposte sul terreno securitario prendendo i migranti a costo zero. Ai poteri forti va benissimo perché non disturbi diciamo l'assetto dato, e quindi Salvini gioca con un vantaggio enorme, e su questo il Movimento 5 Stelle dovrebbe fare una riflessione, perché sommare le istanze di protesta non è un programma di governo, serve un programma di governo che però appunto non si improvvisa la classe dirigente. La Lega è una classe dirigente formata, enormemente sperimentata sul territorio. Quindi siamo di fronte a questo dato di realtà che andrebbe affrontato innanzitutto dai 5 Stelle. Ecco, però Di Battista ha detto se si vota io mi candido, intanto ripartiamo da qua. Senza un po' di dubbio. Poi ripartiamo dai mandati messi in discussione, da forse un asse Casaleggio Di Battista, che sta succedendo? Secondo me sta succedendo un fenomeno politicamente rilevante. E cioè che in molti, compreso l'assordante, in questi molti comprendo anche Beppe Grillo e il suo silenzio assordante, vorrei ricordare tra l'altro che il Movimento 5 Stelle ha affrontato la campagna elettorale alle europee di quest'anno per la prima volta privo di Beppe Grillo, che aveva invece giocato in prima persona tutte le campagne elettorali precedenti. E non a caso il primo risultato negativo
molto negativo. È arrivato anche per quello, non solo per quello, anche per la fatica di governare, che è oggettivamente una partita complicata. Vediamo in quasi tutto il mondo le formazioni politiche di governo fare fatica alle elezioni, non è un caso. Vorrei andare avanti sul ragionamento di Fassina, però collegandomi alla tua domanda, perché in qualche modo è una interpretazione un po' maliziosa la mia. Fassina ci sta dicendo: quella assenza di prospettiva strategica che l'attuale gruppo dirigente, l'attuale organizzazione programmatica del Movimento 5 Stelle dovrebbe dargliela una sinistra diversa, o potrebbe dargliela una sinistra diversa. Secondo me il non detto del ragionamento di Fassina è questo, e in qualche modo anche questo è il ragionamento di chi guarda ad equilibri, non voglio dire più avanzati perché torneremo a vecchie, ma a equilibri diversi, magari proiettati in una prossima legislatura non troppo lontana, a cui da più parti si comincia a guardare. Segnalo peraltro che anche all'interno del Partito Democratico alcune voci anche sorprendenti, penso anche ad alcuni dei più stretti collaboratori di Matteo Renzi, per esempio, nei giorni scorsi, hanno aperto a ragionamenti di questo genere su equilibri futuri. Questo solo per dire che mentre il centrodestra, oggi forte come mai nel tempo recente in Italia, sta trovando un modo per organizzarsi in futuro anche con dei passaggi di consegne piuttosto impegnativi, perché non è che Berlusconi è stato un elemento, diciamo così, di poco conto della vita politica italiana. Ti riferisci anche a Toti e Catalogna, a Forza Italia. Ecco che dall'altra parte, diciamo, seguendo il ragionamento di Fassina, si vede qualcosa in controluce, e Di Battista in modo rozzo, però secondo me ci segnala quella roba lì. Allora, io vorrei ricordare, no, che il Movimento 5 Stelle, quando ha iniziato la sua avventura politica, insomma, da movimento, diceva di non essere un movimento né di destra né di sinistra. E questo ovviamente è quello che ritroviamo, lo dice ancora, è quello che ritroviamo oggi, no? Quindi la mancanza assoluta e totale di un'idea di fondo da perseguire e poi da diciamo trasformare in cose concrete. Per cui noi siamo ostaggio oggi di un movimento che non ha una propria linea di demarcazione. Per cui ci troviamo Di Maio che fa una sua politica e diciamo il suo gruppo, poi c'è Fico, perché noi oggi stiamo parlando di Di Battista, ma non dimentichiamo anche Fico. Tutto quello che succede anche all'interno della Camera, ha fatto richiami al Presidente della Repubblica, quindi insomma c'è anche la Nunes, vicina a Fico. Esatto, quindi c'è anche quest'area, poi c'è Di Battista, e tutto questo insomma crea all'interno del movimento degli scontri continui. Ora, è chiaro che dire se questi scontri siano degli scontri voluti e artatamente, diciamo, esatto, creati, oppure se sia uno scontro vero, quindi un dibattito vero, questo ovviamente è all'interno del Movimento 5 Stelle. Certo è che oggi noi siamo ostaggio di una componente di governo che ha delle difficoltà estreme. I colleghi che sono stati con me in Commissione Bilancio, noi siamo stati chiusi un mese, siamo stati sequestrati in Commissione Bilancio, con orari terribili, perché siamo arrivati alle 8 del mattino, alle 11, mezzanotte di sera. Perché? Perché innanzitutto eravamo a cavallo della campagna elettorale per le europee, ma perché ci doveva essere prima l'accordo sullo sblocca cantieri, e quindi se non si raggiungeva l'accordo su quello non potevamo andare avanti su questo decreto, che tra l'altro poi è diventato una follia, perché ci hanno portato riformulazioni all'ultimo secondo, emendamenti all'ultimo secondo da subemendare velocissimamente, argomenti terribili. Io vorrei ricordare la scenata, o meglio la scenetta, che ha fatto la Lezzi in Commissione Bilancio, che è stata una cosa patetica, perché abbiamo discusso del Sud, l'emendamento sul Sud, le competenze, cioè abbiamo rischiato la crisi di governo per un emendamento, ed è venuta a dirci poi in Commissione Bilancio che era stato un problema della ragioneria, che non ha mai espresso nessun parere, perché poi era una nota arrivata la sera prima dal MEF. Quindi una confusione e una incompetenza totale. Credo che a questo punto sia necessario assolutamente prendere coscienza che questo non è il modo migliore per far vivere l'Italia. Salvini dovrebbe staccare la spina. Salvini dovrebbe staccare la spina. Ma sarebbe un motivo
cioè, Salvini continua a dire che va avanti. Salvini dovrebbe staccare la spina anche per una questione di diciamo intelligenza politica, secondo me, perché insomma la storia, i ricorsi però storici ci insegnano. Ci vuole un buon appiglio per staccare una spina. Insomma, io immagino che di quelli che vediamo, poi adesso c'è anche la questione europea che comunque rimane sul tavolo, quindi però, mi pare che gli appigli ci siano. Al di là di staccare, o decidono che tornano a governare insieme in una fase così difficile, perché tu non puoi aprire un confronto o un conflitto, secondo me assolutamente giustificato, con la politica economica dell'Unione Europea e poi passare le giornate a litigare. Non è possibile avere tutte e due. Se tu decidi che è un punto fondamentale, devi essere unito e devi essere determinato. Oppure, anche perché la sfida è alta. È altissima. Oppure dicono agli italiani, e credo che gli italiani capirebbero, abbiamo prospettive troppo diverse, abbiamo provato per un anno a stare insieme, non funziona, dividiamo la parola. Serve serietà però, sì, sì. Perché invece se fai uno scontro rilevantissimo e lo fai con i pierinismi di una campagna elettorale permanente, allora anche quello scontro diventa un boomerang micidiale, non può essere più un'opportunità. Quindi delle due l'una, mettetevi d'accordo, diteci se siete in grado di governare e su quale linea, oppure dite agli italiani: ci abbiamo provato, siamo troppo diversi, vi restituiamo la parola. Non succederà. Non succederà. Non succederà così. Non così. Ah, non ecco, così. Intanto andiamo in pubblicità. No, sì, ci vuole un pretesto. Ci vuole un... Io le dico, per me la manovra di bilancio si può fare anche domani mattina. Il tema è che ancora non conosco quali siano le coperture della flat tax. E questo credo che sia una responsabilità e un onere della Lega, che ha vinto le elezioni europee, ed è giusto che avanzi la proposta economica. Per tutto il resto io sì, sono preoccupato per la procedura di infrazione, ma sono anche fiducioso del fatto che si possa evitare questa procedura di infrazione, e la possiamo evitare perché l'Italia può pretendere molto di più a quei tavoli. Certo, per pretendere di più a quei tavoli dobbiamo essere uniti qui in Italia come forze politiche e dentro le forze politiche, perché ogni volta che si prova a scrivere una legge di bilancio a mezzo stampa o a trovare 10 miliardi a mezzo stampa, o allo stesso tempo che si prova a minare una forza politica con dichiarazioni, post, libri, l'unica cosa che si fa è indebolire il governo di una delle prime 7 potenze al mondo, l'Italia, della seconda forza manifatturiera d'Europa. Qui stiamo lavorando seriamente, c'è bisogno di unità, e non solo eviteremo la procedura di infrazione, ma potremo fare anche una legge di bilancio che abolisce e elimina una serie di balzelli sulla vita di ogni giorno dei cittadini, per cui tanti pensionati spendono il 70% della loro pensione ogni anno in tasse di ogni tipo. Allora, anche questa, perché... così Di Maio, no? Fassina, insomma, qua l'ha messa in fila tutte. Di Maio, che prova, insomma, sembra il più democristiano di tutti. Dice: facciamola anche subito, però non ci devono essere le divisioni all'interno dei partiti. Messaggina a quello che scrive il libro, che di Battista, e però le coperture, insomma, Di Maio ci prova timidamente. Il problema è capire che forza ha oggi il leader del movimento politico e comunque vice premier e comunque ministro del lavoro. Sì, appunto, è lo stesso discorso che facevamo prima. È chiaro che Di Maio è l'ultimo che vorrebbe prendere atto dell'impossibilità di andare avanti e quindi di arrivare a elezioni. E cerca di essere il più accomodante possibile. Prima la collega ricordava la discussione in commissione bilancio e il decreto crescita. C'è una norma che è stata, diciamo, è passata sostanzialmente inosservata, ma molto importante per esprimere il livello di subalternità del Movimento 5 Stelle alla Lega. Un ente per l'acqua, per la gestione pubblica dell'acqua del Mezzogiorno, si chiama EIPLI, cioè un ente che dall'inizio degli anni 50 gestisce la fase iniziale dell'irrigazione, cioè controlla le fonti dell'acqua. Quindi, diciamo, una sorta di diciamo totem sacro per i 5 Stelle, che hanno in una delle stelle l'acqua pubblica. Con una norma nel decreto crescita, quest'ente che gestisce l'acqua pubblica a partire dalle fonti in tutto il Mezzogiorno è stato trasformato in
società per azioni, avviato alla privatizzazione, con sollevazione giustamente di tutti quei comitati che nel 2011 avevano vinto il referendum e avevano dato una fiducia immensa ai 5 Stelle. Hanno provato a metterci una foglia di fico con delle norme che limitano la possibilità nello statuto della SPA di vendere quote ai privati, ma come è già successo a CEA, come è successo a Acqua Campania, come è successo a decine di altre società per azioni, una volta che non sei più società speciale, azienda speciale pubblica, diventi società per azioni e poi vieni privatizzata. Ecco, questo per dire il livello di subalternità al quale è arrivato il Movimento 5 Stelle per fare andare avanti questo governo. Dove arriverà? Fino a che punto si sacrificheranno per rimanere il governo? Oggi Salvini passa, diceva giustamente Di Battista, dal suo punto di vista, passa da forzatura in forzatura, fino a quando non troverà, se la troverà, una posizione ferma dei 5 Stelle. Posso? Per oggi, per questa fase, vedo un crescendo di forzature che fanno l'agenda della Lega, perché appunto la Lega con le forzature parla a una parte del proprio elettorato. La privatizzazione dell'acqua, della gestione dell'acqua nel Mezzogiorno va a vantaggio di imprese, in particolare del nord, dei multi-utility, che fanno business con l'acqua. Quindi la Lega vince sempre, cioè vince se serve le elezioni e vince se si va avanti con le sue forzature. Agenda, perché non ha neanche rilanciato sul salario minimo. Oggi Garavaglia dice questo, dice: voi volete sapere da noi dove prendiamo i soldi per la flat tax? Diteci prima voi dove li prendete per il salario minimo. Aggiungerei una nota di colore. Se Di Maio pensa di interpretare il ruolo del rivoluzionario al governo o del rivoluzionario in generale con quell'abito grigio perenne e pensa di vedersi... un costumino e via al mare? In termini di rapporto con l'opinione pubblica, tra il torso nudo in spiaggia di Salvini e la grisaglia ministeriale di Di Maio, Salvini vince 6-0. Però anche lui è andato Costa Smeralda con la fidanzata, aveva la maglietta però. Sì, era un po' rigidino nella sua versione nazionale popolare. Quello che voglio dire è, io, se non fosse una violazione della libertà di stampa, impedirei le interviste a torso nudo a chi che sia, perché trovo la cosa... però devo anche ammettere, e qui usciamo dalla battuta, che... Salvini da ministro mantiene, sino ad oggi, poi la politica è una battaglia complicata, mantiene una chimica nazionale popolare indubitabile. E in queste due immagini che abbiamo visto, il ministro che parla davanti ai microfoni con dietro, come dire, il suo piccolo politburo, tutto irrigidito, con la cravatta al suo posto, e quell'altro che ride e scherza sul bagnasciuga... È la tu battaglia... dici è uno di noi, è come noi, è come me. Cioè, e soprattutto l'altro, visto da casa, visto da quelli che l'hanno votato perché era rivoluzionario. Esatto, lo guardano e dicono non è più uno di noi. Più, certo, non si riconoscono più. È diventato un'altra cosa, il potere se l'è mangiato. Che è un po' quello che dice Di Battista, però, come critica anche nel suo libro, no? Beh, che loro abbiano perso la loro natura iniziale di rivoluzionari, insomma, mi sembra abbastanza chiaro. Dopodiché, mi permetterà di dire, io non insulterei la vecchia Democrazia Cristiana chiamando Di Maio un democristiano, perché, insomma, comunque la storia italiana ci dava... Però la storia italiana ci ha dato degli statisti, adesso dire che Di Maio è uno statista mi sembra esagerato. Dal punto di vista di Di Maio dovrebbe tenersi a distanza siderale da tutto ciò che evoca. Esatto, certo. No, sicuramente era proprio, diciamo, come figura. È chiaro che cerca, diciamo, di dare un'immagine, un'idea differente, che però poi di fatto lo ha snaturato sui concetti, sugli ideali, sugli obiettivi da raggiungere. Del resto mi pare che, insomma, Salvini ogni tanto cerchi di innestare la miccia della crisi di governo, e lui invece necessariamente ci deve rimanere attaccato, perché altrimenti, insomma, ha dei problemi. Volevo chiedervi un'ultima cosa, perché oggi Federico Fubini fa uno scenario molto interessante per quello che riguarda l'occupazione, e dice che il vero ritardo del nostro paese, dell'Italia, è la produzione. Produciamo sempre meno. Un'ora di un occupato in Germania crea il 30% di valore in più, in Francia il 20%. Dice Fubini, il bonus da 80 euro, la flat tax, formato familiare per i redditi medio-bassi, il salario minimo, il decreto dignità,
voluto dai 5 Stelle per provare a migliorare la qualità del lavoro. Non tutti questi passi hanno la stessa logica né pari insuccesso, ma ogni dato di fiducia in coda al resto d'Europa, ogni trimestre di caduta del prodotto lordo, l'ansia dei politici è di dare risposte, è un'ansia che cresce. Sempre più spesso quelli reagiscono con i soli strumenti che sperano che diano risultati in tempi brevi, deficit o decreti volti a cambiare per legge subito forze dell'economia che invece hanno ragione profonde. E c'è questa bellissima analisi che guarda anche ad altri paesi, dice Fubini, tutto questo ha ricadute per la qualità della vita, perché oggi in Italia ogni anno un occupato in medio lavora l'equivalente di oltre 2 mesi in più di un collega tedesco per produrre poco meno di lui. In Germania è efficiente, i tempi di lavoro dei singoli crollano, in Italia restano alti per compensare le inefficienze di strutture e dimensioni dell'impresa, arretratezza tecnologica, qualità di gestazione. E non è vero che la politica non può farci nulla, basta volerlo, basta almeno capire che è questa la vera emergenza nazionale. Cioè noi ci stiamo affannando, dannando per poi, no, ottenere meno di quello che in altri paesi fanno. Per esempio, il dato sull'orario di lavoro è estremamente interessante. In Italia si lavora in media all'anno 300 ore in più e tra l'altro molte di queste ore sono straordinarie, quindi vanno anche delle agevolazioni contributive. Cominciare a redistribuire il tempo di lavoro sarebbe un passo, non ovviamente l'unico o quello più importante, ma per aumentare la produttività, se quel tempo fosse... Però quello passa attraverso l'innovazione, l'innovazione passa attraverso gli incentivi, quindi comunque no, è un problema della politica. L'innovazione, per esempio, in questo articolo non viene ricordato che c'è un problema di domanda, la produttività dipende anche dal livello di domanda. Se tu sei un paese in condizioni stagnante per 25 anni, è chiaro che la produttività diminuisce, perché gli investimenti delle imprese non sono quelli che sarebbero utili fare, perché si aspettano poca domanda. Quindi c'è un complesso di questioni. Dopodiché il punto è vero, questo è, possiamo discutere tra di noi sulla ricetta, ma questo è il punto, perché se invece per logiche comprensibilissime di consenso a 3 mesi, ragioni sempre, una volta sugli 80 euro, una volta sulla flat tax, è chiaro che poi quelle questioni non le affronti e invece vanno affrontate in Italia, a Bruxelles e a Berlino, perché una prima rivendicazione da fare, su quale ci sarebbe un consenso amplissimo anche in altri paesi, sarebbe quello di dire alla Germania: incomincia a investire al tuo interno per fare in modo che la tua domanda interna sia fattore di traino della tua economia e non vai avanti con le esportazioni, cioè con la domanda di tutti gli altri in Europa e nel resto del mondo. Maggi. Ma questo è un punto centrale, ci dimostra però anche che un argomento che Salvini ha usato molto recentemente, cioè che i problemi dell'economia italiana e della mancanza di crescita siano dovuti alle regole europee. E questo non è così se noi leggiamo a fondo e quindi questi due signori, quello con la divisa ministeriale e quello a torso nudo, invece ci stanno portando su un terreno su cui su queste questioni non hanno fatto nulla finora, in ormai più di un anno di governo stanno a litigare tutti i giorni, no, dicono che trovano i soldi e non dicono dove, quindi devono avere paura gli italiani che gli vengano messe le mani nelle tasche, nei loro risparmi, e questo non è un discorso da elite, per tornare a un argomento di prima. Cioè, bisogna dire ai cittadini italiani, guardate che quel signore, così in sintonia con il sentimento e lo spirito nazional popolare che sta sulla spiaggia, rischierà di mettervi le mani nelle tasche. Avrà forse più responsabilità quello che inizialmente era più a favore dei poveri e voleva fare il reddito di cittadinanza, le avrà forse più lui. Questi due signori insieme, questa maggioranza di governo che è d'accordo su nulla, ci sta portando a un disastro economico.
Questo è il punto. Lucaselli, è anche un po' una mancanza che questo paese ha sempre di una visione, appunto. Sì, manca una visione oltre, prospettica, no, gli 80 sì, sempre, euro la quota 100, il provvedimento sempre, esatto, fatto per il decreto legge, guardi, che va sotto il nome di politica industriale anche, no? Assolutamente. Noi viviamo, insomma, da un anno, ma credo questo, insomma, anche un po' anche prima, no? Cioè, adesso questo esatto, non possiamo imputarlo solo esatto, a diciamo, questo viviamo governo. Da, è di lungo, da, esatto, da un po' di anni in Italia si vive per le campagne elettorali. O in attesa di una campagna elettorale, del resto è quello che stiamo vivendo adesso, no? Siamo in attesa di capire se ci sarà regge, la crisi di governo, regge, se regge, se non regge, se andiamo a votare. Tutto questo ovviamente copre quelle che è invece la necessità del nostro paese, che è quella di avere un'idea, un piano e di portarlo a lungo termine. I piani in qualunque azienda, non si può fare un piano a 3 mesi, non si può fare un piano a 6 mesi perché non raggiunge gli obiettivi. Allora bisogna avere un piano prospettico più lungo, perché anche per iniziare a parlare veramente di consumi interni, e l'Italia insomma è uno dei primi paesi per esportazione, noi viviamo sull'esportazione, però possiamo sicuramente aumentare i nostri consumi interni, ma per poter aumentare i consumi interni bisogna avere un volano che necessariamente passa dalle riforme, e le riforme ci sono se c'è una visione di paese. Ma solo una battuta finale, secondo me è un po' più complicata di così, cioè? Perché... non esiste solo una questione di come noi italiani organizziamo le nostre cose. La sinistra italiana ha governato in modo pressoché ininterrotto dal 2011 al 2018, dentro un quadro di rispetto delle regole europee e di quant'altro, e il risultato finale è stato passare dal 41% alle europee del 2014 al 17% del 2018. Che cosa intendo dire? Intendo dire che c'è un tema nella tabella che presenta Fubini, Germania e tutti i paesi del sud dell'Europa. Non è, perché la Spagna e la Grecia hanno vissuto in modi diversi delle rivoluzioni di carattere politico fortissime? Non è che noi possiamo liquidarla dicendo siamo noi italiani, uno prende la produttività e pensa che il tema sono gli italiani che lavorano meno, cosa non vera. No, non vera. Allora, ci sono delle condizioni strutturali del gioco. Ci sono delle condizioni strutturali di questo gioco che creano malcontento, che si traduce in certi comportamenti elettorali che poi diventano una diversa gestione delle cose. Cioè, alla fine il cerchio si chiude abbastanza e noi di questo dobbiamo tenerne conto, perché i risultati politici alle elezioni italiane non sono figli di una casualità, sono figli di quello che è successo intorno a noi in questi anni, tutto qua. Si chiamerebbe ottimizzazione, ma chissà se ci arriveremo mai. Grazie a tutti gli ospiti stamattina, Maggi, Lucaselli, Arditti e Fassina, anche De Nicola che ci ha lasciato con anticipo prima. Adesso c'è Andrea Pancani, Coffee Break, noi ci rivediamo domani, arrivederci.